Oggi la nostra protagonista è la murena del Mediterraneo, molto diversa dall'altrettanto bella e coloratissima murena tropicale. Si tratta di un anguilliforme che possiamo trovare facilmente nei nostri mari. Ha una vita prevalentemente notturna e quindi esce di notte a caccia, mentre di giorno rimane tranquillamente dentro la sua tana a guardarci con il suo musetto simpatico. La sua caratteristica di mantenere di solito la bocca aperta mentre ci guarda e quindi di mostrarci i suoi denti ci fa pensare che sia un animale pericoloso, ma questo non è vero. In realtà ha bisogno di stare a bocca aperta per respirare. E questa sua caratteristica è anche il motivo per cui quando noi la incontriamo sott'acqua il gesto con cui la invitiamo è questo. Certo, il suo morso è molto doloroso ed è difficile di vincolarsi qualora decida di aggredirci. Però la verità è che non si tratta di un animale pericoloso. Se noi non diamo fastidio a lei, lei sicuramente non darà fastidio a noi. È carnivora e si nutre di molluschi, di crostacei e di piccoli pesci. Il suo corpo è simile a quello di un serpente, ha una lunghezza media di circa un metro e mezzo, ha una pelle bluastra con delle macchioline gialle. Si dice che nell'antichità le murene fossero molto apprezzate dai romani, i più ricchi si facevano costruire delle vasche per allevarle e utilizzarle come animali da compagnia. Si dice anche che gli dessero da mangiare gli schiavi, speriamo che non sia vero.